corso dei mesi successivi a rimettere in cammino un processo unitario nel PD. Quel processo unitario si è perfezionato all'indomani delle elezioni di Enrico Gasbarra, segretario del Lazio, che ha dato un contributo a che, diciamo, questa ritrovata unità nel gruppo dirigente di difesa commissione realizzata. E da lì noi ci siamo misurati con un lavoro che è stato un lavoro difficilissimo, molto faticoso, talvolta oscuro e non privo di difficoltà, ma al tempo stesso un lavoro che a noi ci sembra di capire un segno di risultati significativi al Partito Democratico. Loro lo dicevano prima, le vittorie nei comuni, non solo l'ultima straordinaria, quella di Viterbo, ma io l'ho vissuta con loro da vicino. Abbiamo ripreso comuni come Carrarola, Montefiascone, Valentano, Bassano Romano, forse dimentico qualcosa, ci sono stati anche momenti difficili, sconfitte in comuni importanti, come l'esperienza di Soriano nel Cimino, piuttosto che la vicenda molto pesante di Talto di Castro, che tuttavia, diciamo, alla fine di quel ciclo ha generato le condizioni affinché oggi il circolo di contatto fosse rappresentato da questi vecchi qua accanto a me. E poi, diciamo, come questa esperienza e questo gruppo dirigente ha saputo rinnovare profondamente l'assetto istituzionale, la rappresentanza istituzionale, quella più significativa, più autorevole. Non è un caso che noi da quel passaggio parliamo di due nuovi parlamentari nella Tuscia e del nuovo consigliere regionale. Quindi la prima cosa che dico ai giornali, a voi, nel ringraziarvi della presenza e nel ringraziarvi per come tratterete il congresso del Partito Democratico, fate riferimento a questo aspetto. Già qua e là percepisco ovviamente una sottile ironia e una sottile polemica che nel corso delle settimane probabilmente segnerà il passo. Egidi, l'apparato, Fioroni, Sposetti e chi più ne ha più ne metta. Allora, questo gruppo di giovani non ha padroni, è nato e cresciuto in questi anni in stretto contatto col sottoscritto e con molti di noi, ha lavorato affinché Panunzi, Mazzoli e Laterrosi potessero arrivare laddove sono arrivati. Questo gruppo di giovani, insieme al sottoscritto e insieme a tanti altri meno giovani, perché pure sono d'accordo con quello che diceva Elisabetta prima, che sembra singolare adesso immaginare che noi buttiamo a mare tutto quello che di buono c'è anche nella generazione più antica, non l'ho mai fatto, non intendo farlo, non ho la presunzione di immaginare un'operazione di questo tipo. Tuttavia questo gruppo dirigente diffuso, largo, che si è misurato in questi anni con la battaglia politica sul territorio, con la direzione politica del PD e con la sfida del governo, si è costruito nel corso di questi mesi e di questi anni un rapporto col partito affinché il partito promuovesse quella nuova forma di famiglia là. Questo lo dico perché almeno la campagna congressuale del sottoscritto parte nel modo, diciamo, giusto, perché io capisco che, diciamo, quando una proposta si raccoglie almeno in partenza, poi i progressi si fanno sempre per far esprimere gli iscritti, quindi vedremo alla fine. Però quando attorno a una candidatura si raccoglie un consenso molto largo, diciamo, chi non sta su quelle posizioni oggettivamente deve trovare argomentazioni, valutazioni pubbliche, riflessioni per generare un po' di dibattito. Io mi auguro che vengano provate altre, perché penso che noi abbiamo dimostrato nel corso di questi mesi, diciamo sul serio, sul versante del rinnovamento del partito, diciamo sul serio, sul versante del rinnovamento di come si sta nel partito. E qui vengo all'errore, probabilmente quello più che sento in parte, che sicuramente c'è stato in passato, ma che negli ultimi mesi questo nuovo rapporto con il partito a livello provinciale, con il territorio, mi ha aiutato a superare, perché anch'io spesso in passato sono stato schiacciato o artefice, diciamo,
attenuare alcune dinamiche che non facevano bene al Partito Democratico. Qui nessuno di noi è chiamato a rinnegare qualcosa o qualcuno. Noi semplicemente ci siamo guardati in faccia nel corso di queste settimane, con il lavoro fatto dopo le amministrative, abbiamo compreso che ci sono tutte le condizioni affinché si possa svolgere un congresso guardando avanti e superando con condizione alcune dinamiche, alcune logiche che il 90% dei sostenitori del sottoscritto non hanno neanche mai conosciuto, perché non spiego più di loro e di molti altri che in giro per la provincia vengono alla baracca, ci dovrebbe domandargli, diciamo, di quelle logiche là, di quelle dinamiche là. E è un lavoro che noi faremo con il territorio, in questa settimana proveremo ad arricchire quelle poche pagine che vi abbiamo consegnato. Lo faremo in un rapporto diretto e stretto con gli amministratori, con i coordinatori di circolo e con quella rappresentanza istituzionale che domanda a cui prima facevo riferimento, in un rapporto diretto con i due parlamentari e con il consigliere regionale, con i quali stiamo già da mesi ovviamente lavorando per dare una prospettiva più solida e più seria di sviluppo in termini di sviluppo a queste terre. E non vi nascondo che questa voglia di esserci, questa volontà che è nata, che è cresciuta col passare del tempo, nella parte più giovane del gruppo dirigente diffuso della federazione, a me ha convinto a continuare a dare un contributo, nel senso che sono consapevole del fatto che ormai da anni svolgo queste funzioni, ovvero faccio il segretario del PD da 3 anni, prima ho svolto un'altra funzione del PD, prima ancora sapete quello che ho fatto, quindi probabilmente l'esperienza da questo punto di vista l'ho maturata, poteva esserci anche una valutazione diversa tra di noi, però l'aver raccolto da parte loro, che sono qui, e da parte di molti altri, la voglia e la richiesta di provare a continuare insieme ha permesso di accettare con determinazione e convinzione, sapendo che noi fondamentalmente ci poniamo due questioni, cioè due sfide, due temi. Il primo è, sulla base di quella valutazione là, cioè del rapporto diverso tra il centro e la periferia, della costruzione di un partito che non si... Ecco Alessandra, vieni. Che non si piega più sulle logiche solide, sulle vecchie dinamiche, è fare in modo che nel breve periodo, nel tempo utile, non è giusto darsi una scadenza, ma il punto è che o noi mettiamo nelle condizioni quel pezzo del gruppo dirigente più grande che esiste in provincia di Viterbo di affermarsi definitivamente, oppure faremo burocrazia. E questo è il primo punto. L'obiettivo che noi ci poniamo è che possa appunto affermarsi in modo definitivo quella parte larga del gruppo dirigente che è cresciuto in questi anni nella guida del partito, nella guida dell'amministrazione, e ci rendiamo conto che serve ancora un pezzo di strada affinché questo avvenga. Quindi io mi sento impegnato e mi sentirò impegnato su questo. Secondo aspetto ovviamente è la sfida del governo. Noi non abbiamo più scampo, non abbiamo più alibi. Oggi straordinaria vittoria di Zingaretti, l'elezione del nuovo consigliere regionale non scontata per come, diciamo, la legge elettorale regionale, per anche l'ampiezza e la forza elettorale in termini appunto di elettori, la Tuscia non era scontato, però quel passaggio straordinario e accanto a quello le altre vittorie, le elezioni amministrative, ci obbligano a costruire risposte serie, concrete e durature in termini di sviluppo. Vedete alcuni segnali anche sulla vicenda di Viterbo. Arriva di ieri l'audizia della giunta, che la giunta Zingaretti blocca e attiva, mette nelle condizioni il comune di Viterbo di attivare la vicenda sulle terre. C'è una grande discussione sul tema del servizio idrico che sarà in più poco, immagino, arriverà a compimento anche attraverso il rapporto con l'assessore Refrigeri. C'è stata una discussione, secondo me, seria sul tema dell'atto aziendale. Attualmente gli atti aziendali sono spesi dalla regione perché per la prima
prima volta dopo i danni della Wolverini e le mancanze di Marrazzo, perché bisogna essere chiari fino in fondo, la giunta regionale definirà un piano sanitario regionale, che significa guardare la complessità del Lazio e comprendere come costruire un sistema sanitario equilibrato del Lazio. Questo avverrà nelle prossime settimane. Su questo, insieme al consigliere regionale, abbiamo costruito e rafforzato un rapporto positivo con i sindaci. Manca un grande tema, un grande elemento di difficoltà al nord, nell'Aquisiano, rispetto al quale noi siamo impegnati affinché l'esperimento della Casa della Salute possa determinare un sistema sanitario anche in quell'area della provincia, quindi di garanzia su questo. C'è il tema delle infrastrutture, la trasversale. Complessivamente la sfida del governo del territorio è come? Attraverso la delegazione dei parlamentari e il consigliere regionale noi mettiamo a disposizione un'idea complessiva di sviluppo, concretizziamo un'idea complessiva di sviluppo di questo tema. Queste secondo noi dovrebbero essere le due direttrici principali, quindi continuare in un lavoro faticosissimo e talvolta, ripeto, oscuro, che non valorizza nessuno sul territorio, accorciare le distanze, diceva Manuele Trevi nella lettera, tra la federazione e il territorio, intervenire immediatamente in quelle aree dove il PD soffre un indebolimento fino all'estinzione, e purtroppo ci stanno, la sfida del governo. Poi sul tema del partito, lo diceva Simone prima, noi abbiamo un po' di idee, un po' di cose in testa ce l'abbiamo. Ci piacerebbe sfruttare questa campagna congressuale per raccoglierle, confezionarle meglio con il territorio e definire una proposta complessiva per l'assemblea provinciale i primi di novembre e da lì poi continuare. L'unica cosa che dico, sulla quale ci siamo convinti nel corso delle settimane passate, sarà una delle primissime cose che metteremo in piedi anche dentro la fase congressuale, è che noi abbiamo bisogno di un assetto organizzativo diverso sulla Tuscia, nel senso che si accorciano le distanze tra la federazione e il territorio, anche se si comprendono i mutamenti e le trasformazioni che avvengono sul territorio e se si prova a stare in linea con le trasformazioni istituzionali. Ora, noi non sappiamo che fine farà la discussione sulle province, non sappiamo che valutazione, che sbocco avrà la discussione su Roma Capitale, tuttavia ci siamo convinti del fatto che o il territorio lo si organizza in aree omogenee per costruire in quelle aree un peso politico e sociale nei confronti della regione, in questo caso del governo nazionale, anche di fronte all'assenza delle province da qualche tempo, oppure noi non faremo grandi passi in avanti. La primissima cosa che potremmo fare è strutturare un assetto organizzativo del PD in aree omogenee, mettere assieme quelle aree che dal punto di vista dello sviluppo, delle caratteristiche, delle vocazioni hanno appunto una loro omogeneità, e spingere anche le nostre amministrazioni a fare il salto di qualità rispetto all'associazionismo istituzionale. Sempre di più si fa massa critica, oppure anche il comune di Viterbo da solo non riuscirà a reggere la sfida nei confronti del rapporto istituzionale col governo della regione, col governo del paese. Da questo punto di vista la Tuscia è una ricchezza, perché noi abbiamo, non devo insegnare niente io, insomma, lo sapete, l'area dei Cinini, la Valle del Mignone, la Teverina, la Maremma, l'Acquesiano, abbiamo la fortuna di avere grandi aree omogenee, molto larghe, molto ampie, ma omogenee anche dal punto di vista delle vocazioni e delle caratteristiche, e questa è probabilmente una delle prime cose che faremo per costruire una nuova rete. L'ultima cosa che dico, poi lascio la parola a voi ovviamente, e partiamo formalmente con questa conferenza stampa, ovviamente, ma partiamo formalmente il 17 con Roberto Quartieri, viene a Viterbo. Abbiamo deciso di ragionare con Roberto per provare ad alzare un po' il livello del confronto, del dibattito, perché l'Europa è sempre messa di nascosto quando va bene,
quando va male, diciamo, il maggiore dei casi è l'elemento che genera disagi, difficoltà e critiche sui cittadini. Qualche volta sentiamo dire l'euro e l'Europa, e purtroppo gli ultimi anni la ricetta dell'austerità diciamo, ha aiutato, ha contribuito affinché questo giudizio fosse negativo e pesante. Però è pure vero che noi siamo quelli che ci dovremmo considerare fino in fondo la prima generazione di cittadini europei, quando si è definito il sogno dell'Europa anche con la moneta unica, con l'euro, non era poco più che io, almeno più, poco più di 17enne, insomma, 18, 19 anni. E l'idea di costruire una valutazione rispetto alla Tuscia nel rapporto con l'Europa è un fatto, secondo me, positivo, che dovrebbe caratterizzare anche l'impegno dell'europarlamentare di Roberto Gualtieri su queste terre, sulla Tuscia, e quindi noi partiremo il 17 alle 18, vediamo il 17 alle 17, e sarà Reggio del Comune. Adesso spolpateci. Però fate la foto al simbolo che non a me, ovviamente. Non è il massimo. La faccia a lei, meglio di sé. Fatto bene. Bellissimo il simbolo, no? Mi piace? Chiaro. Sì. Per me